Quale plaza propone Bentley sul mercato per l'ingegneria civile e delle infrastrutture? Beh, Bentley è un player principale in ottica di BIM applicato alle infrastrutture soprattutto. È una software house internazionale che propone soluzioni per le società di ingegneria, per l'ambito costruttivo e soprattutto per gli owner operator, quindi ci configuriamo specificamente per il mercato infrastrutturale. Il plus è costituito dalle nostre soluzioni, abbiamo tre ambiti principali in cui si configurano i nostri prodotti. Il primo è la piattaforma di collaborazione ProjectWise, che è una sorta di standard de facto a livello mondiale per quanto riguarda quello che viene definito Common Data Environment dalla BS 1192, che è la Bibbia del BIM in ambito anglosassone. Poi abbiamo, oltre all'ambito collaborativo, una serie di soluzioni software, soprattutto in ottica infrastrutturale, quindi parlo di piattaforme come OpenRoads e OpenRail, che completano la fase di progettazione. E poi abbiamo tutta una serie di soluzioni che si configurano sotto il nome di AssetWise per la gestione degli asset in ottica infrastrutturale prevalentemente. Per cui siamo un player internazionale di primo livello e credo che possiamo arrogarci il diritto di essere stati i primi a configurare il BIM in ambito infrastrutturale, e lo dimostrano i case study vari che abbiamo storicamente portato alle varie conferenze internazionali, a partire da Crossrail già nel lontano 2007, ai più recenti, insomma, quali l'aeroporto di Abu Dhabi e vari altri. Una valutazione invece sull'utilità di eventi periodici come questo, dove è possibile confrontarsi e riflettere sullo stato di avanzamento della digitalizzazione nel settore? Beh, devo dire che bisogna dare atto che eventi come questo hanno sbloccato, se non altro in Italia, il mercato, o se non altro ha agevolato la percezione del BIM, perché purtroppo, soprattutto in Italia, ribadisco, siamo andati avanti per anni a considerare il BIM come una modellazione 3D in ambito strutturale. Così non è, perché alla base del BIM non c'è la B di building, ma c'è la I di information. Il BIM è il processo di modellazione delle informazioni. Per cui eventi come questo, e ne do atto agli organizzatori di Digital in BIM, ma anche all'OICE per aver organizzato vari eventi lo scorso anno, e anche a tanti professori universitari che si sono fatti carico di portare avanti queste attività, diamo merito appunto per aver diffuso il verbo, diciamo, e quindi aver portato la conoscenza del BIM oltre quella che era la percezione italiana.